metti oltre 200 persone a tavola nel Salone del Podestà di Palazzo Renzo a Bologna, più una giuria di 13 esperti presieduta da Massimo Bergami, più una gara tra sfogline bolognesi e sfogline modenesi, infine 5 chef bolognesi e 5 chef modenesi che si sfidano all'ultimo tortellino. È la singolare tenzone organizzata dalla Risto Associazione Tourtland di Bologna e dal Consorzio Modena Tavola che, dopo aver selezionato in 2 serate 5 chef da Bologna e 5 chef da Modena, hanno rinverdito lo storico conflitto della secchia rapita tra Bologna e Modena, giocando in questo caso sul tortellino più gradito ai 13 giurati e dai 200 avventori assaggiatori. Un giudizio lo dovremo dare perché questa è la regola del gioco, e però non sarà un giudizio di maggiore o minore autenticità della ricetta, sarà un giudizio di gusto. Stasera stiamo giocando al tortellino tra Bologna e Modena, che scherzosamente si disputano da secoli la paternità di questo oggetto gastronomico, che in realtà non appartiene a nessuno, appartiene a una tradizione italiana che nasce tanti secoli fa e che in queste terre d'Emilia ha trovato particolarmente un terreno fertile. Dove lo troviamo un gruppo così numeroso di chef capaci di lavorare insieme, aiutarsi l'uno con l'altro, preparare ciascuno i piatti dell'altro eppure essere in concorrenza l'uno con l'altro? Ma concorrere vuol dire partecipare, no? Partecipare assieme per un obiettivo comune. Secondo me hanno vinto tutti. Ed è stata subito fin dall'inizio una grande festa collettiva piena di amicizia e di complicità tra i cuochi, gli organizzatori e gli avventori assaggiatori, che hanno ribadito il valore culturale e sociale di una pasta ripiena così originale come il tortellino, ispirato, come si sa, all'ombelico di Venere. La cosa interessante di questa iniziativa, anzitutto, segnala una certa vivacità riscoperta dei cuochi sia di Bologna sia di Modena, e poi c'è questo messaggio, non Bologna o Modena, ma Bologna e Modena insieme, per riscoprire il nostro territorio, valorizzarlo sia dal punto di vista dell'enogastronomia, della cultura, ma anche dal punto di vista delle potenzialità rispetto al turismo. Sono tutti ragazzi veramente molto giovani e finalmente c'è una parte di quella coesione che, nel momento in cui si consentirà di rivolgersi al resto del mondo che passa dalla Food Valley, come negli Stati Uniti un mese e mezzo fa hanno dichiarato essere l'Emilia Romagna, questa coesione tra persone, tra ragazzi, tra uomini come noi, ristoratori e produttori alimentari, potrebbe essere la nostra fortuna. Vincitrice della serata finale, votata dalla giuria popolare e dalla giuria di esperti, Lucia Antonelli della Taverna del Cacciatore di Castiglion de Pepoli, con il suo squisito tortellino tradizionale in brodo di gallina e manzo. Si vede che hanno sentito l'ingrediente segreto che c'è dentro. Credo che sia un gusto abbastanza popolare, quello che diamo tutti i giorni al nostro ristorante, che quindi abbiamo forse testato, che è il tortellino che piace alla maggior parte delle persone. Ho rispettato la tradizione della mia famiglia, della mia suocera, di casa mia, quindi non abbiamo nessuna ricetta così segreta, insomma. Secondo posto a Carlo Alberto Borsarin del ristorante La Lumira, con il tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia, con ripieno crudo, brodo di cappone e muscolo anteriore di manzo. Menzione speciale della giuria a Fabio Berti della trattoria Bertozzi, con tortellini tradizionali in brodo di cappone. Per la sfida delle sfogline, votate solo dalla giuria di esperti, hanno vinto le sfogline di Modena, mentre per la categoria vini hanno vinto Monticino e Tenuta Bonzara. La manifestazione è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Bologna e con la collaborazione Consorzio Vini Colli Bolognesi, IIS Bartolomeo Scappi di Castel San Pietro, Forno Calzolari, Acqua Cerelia, Nolo Parti, Caffè Terzi, Torrefazione Caffè Penazzi e Torrefazione Caffè Lelli, Celeria Resca, Credito di Romagna.